fare un passo indietro. Questo prodigio dell'architettura che il mondo ci invidia e ci copia. Anche 2 anni fa lo Sferisterio è stato per la prima volta in tournée con una propria produzione integralmente maceratese, cioè orchestra, coro, scenografia, costumi, cantanti. Siamo andati al Royal Opera House di Mascate, provincia dell'Oman, cioè capitale dell'Oman, uno dei sultanati più potenti del mondo arabo, e anche lì una nazione decisamente non occidentale come la Cina rispetto a noi, grazie a questo illuminatissimo sultano invisibile, come una divinità. Cioè lui ha il suo palco grande, il doppio di questa sala, dove solo lui o i suoi dignitari hanno accesso, e hanno detto che tranne all'inaugurazione non si è mai fatto vedere. E lui, questo sultano, ha commissionato 2 edifici del costo di $1 miliardo l'uno. Quali saranno questi 2 edifici? Il primo, una moschea, e il secondo, un teatro d'opera. E il modello di questo teatro d'opera è esattamente il modello del teatro italiano. L'emozione per cui vi dico queste cose qui è che, spero lo sappiate, il territorio di Macerata è il territorio con la più alta concentrazione al mondo di teatri storici. Oggi ero a Madeliga, non a bere il verdicchio, ma a vedere questo teatro incredibile dove purtroppo i 200 ragazzi ivi convenuti non avevano mai messo piede prima. E invece poi, a Pechino 2 mesi fa, ero di fronte a 2000 studenti della stessa età che quel teatro l'hanno già visto 3 volte e non parlano l'italiano, cioè quell'oggetto lì che è l'Aida per loro è molto più difficile che per noi. Ma questo è un po' emblematico, no? Cioè ci stiamo facendo scippare i nostri prodotti migliori, la moda bulgari, Crizia, c'è cioè una serie di grife, sono state comprate, e ormai Frau, tutta una serie di eccellenze nostrane sono ormai straniere, perché va bene la crisi, ma stiamo perdendo la consapevolezza di quel valore. Ma questo è, sto uscendo dal seminato, scusatemi. Quello che a me interessa è ricostruire un attimo con voi per capire meglio come tutto questo è successo, perché questo è un oggetto di complessità che tutto il mondo ci invidia e ci copia. Da dove viene? Cioè, se vi ho raccontato la prole del teatro d'opera, quali sono gli antenati del teatro italiano? All'origine, come sempre nella cultura occidentale, ci stanno i greci, quindi sicuramente il teatro greco, più ancora della sua evoluzione che l'anfiteatro romano, hanno a che fare, perché infatti un'acustica perfetta, è anche molto tardi, quindi mi divertirebbe scavare, però le ragioni della meraviglia del teatro greco confido che un po' vi siano note: le correnti d'aria calda che vengono dal mare, nella cui prossimità sono tendenzialmente scavati i teatri greci, lungo i fianchi di questi colli che scivolano al mare. Quindi io, se sono in fondo e metto un suono, se sono in platea metto un suono e si sente Epidauro, se siete mai stati, il giochino della moneta. E poi con l'intuizione senza apparecchiatura, per cui le onde sonore dell'uomo si espandono attraverso vettori semicircolari. Quindi, infatti, in questa sala abbiamo problemi di acustica, perché in realtà la stanza qua la sentite per rimbombo, non è perfetta per l'ascolto, infatti facilmente magari uno ha anche il microfono, no? Abbiamo bisogno di tecnologia, perché l'architettura non ci aiuta in verità. Poi questa forma è passata in vari luoghi, la Basilica Romana, che era il primo luogo, il più importante luogo di giudizio, poi arriva il cristianesimo, la Basilica nel senso di sede proprio del re, che quindi è Dio, che conserva nel tatino absidale il ricordo di questa forma perfetta che è quella del teatro greco. Per tornare a un edificio laico quale è il teatro, bisogna andare a Parma, dove il teatro Farnese è il primo luogo ibrido, perché infatti è sede, si esce dal buio del Medioevo, qui proprio vado a scuola sussidiaria delle elementari, i signori, cioè gli artigiani cominciano a fare i soldi, diventano possidenti, signori, si impongono in città e quindi incominciano a trasformare le loro case in palazzi, come la Basilica Romana.
E quindi il Teatro Farnese è il primo luogo che ricorda questa meravigliosa, perfetta, divina forma semicircolare dove il Signore risiede, a ricordare appunto l'architettura classica, ma nel contempo, oltre a quel luogo dove si fanno banchetti e spettacoli, nella città più laica, che torna a essere Venezia, si incominciano ad affermare forme di intrattenimento affrancate dalla religione. E quindi nei campielli, che sono queste piazze su tre lati, con tutte le loro belle finestrelle da cui i signori aristocratici si affacciano, vengono rappresentati in questi campielli spettacoli di commedia dell'arte. E quindi ovviamente il pubblico, che è pur sempre un pubblico occasionale, non è che ha pagato il biglietto, si divide chiaramente, cioè su, anzi giù, nel campo vero e proprio ci stanno i passanti, i borghesi, nei palazzi che sono di proprietà delle famiglie nobili, si affacciano i possidenti e la servitù su in cima. Quindi il Teatro all'Italiana è una creatura figlia del campiello veneziano e del Teatro Farnese, o comunque di questa sala semicircolare che ricorda il Teatro Greco. Quindi, oltre a essere un luogo architettonico di complessità incredibile, perché sa mixare due fondamentali edifici di natura completamente diversa, colloca lì dentro anche le classi sociali rappresentanti, quindi su i servi, nei palchi le famiglie aristocratiche, che come infatti è nei palazzi veneziani, avendo un gran bisogno di sole per la dannata umidità, come dire, vedete proprio queste nastrature di finestre nei palazzi aristocratici veneziani dove non c'è separazione muraria, finestra, 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 finestra. E da lì infatti sono nati, infatti il primo modello di teatro all'italiana nasce proprio a Venezia e poi si diffonde in tutto il mondo. Infatti i primi teatri all'italiana, o meglio, il fratello maggiore del teatro all'italiana è come questo, ma con tre pareti lineari. Infatti è una piazza col tetto, praticamente. Quindi il popolo sta in piccionaria, in galleria, nei palchi gli aristocratici e in platea la borghesia, cioè chi tiene i cordoni. E infatti qua ci sono i soldati. La riflessione che voglio condividere con voi in conclusione è che è chiaramente un'operazione di architettura classista, cioè c'è una differenziazione legata al ceto e al censo molto evidente, cioè se non hai soldi e non hai classe sociale stai in piccionaria, se hai i soldi ma non hai ceto, non hai aristocrazia, stai in platea, possibilmente in piedi, come in piazza, come infatti, no? I signori, i ricchi, il notaio, il grande panettiere, il possidente, andava in chiesa e poi usciva e si faceva la passeggiata in piazza delle tre famiglie aristocratiche, diritti a casa, e tutta più ci si metteva in mostra sul balcone. Quindi la borghesia sta in platea, gli aristocratici stanno nei palchi, il popolo, il terzo, quarto, quinto, sesto stato, stanno in galleria. Questo classismo è chiaramente figlio dell'ansia regina, in cui ognuno deve seguire la legge del decoro e stare al suo posto. E di conseguenza l'evoluzione del teatro all'italiana, legato proprio all'evoluzione della società, non solo tecnologica, ma appunto anche delle relazioni umane, dalla complessità del teatro all'italiana arriva alla democrazia, all'uguaglianza, all'indifferenziazione della sala cinematografica di oggi. Milano è la città che ancora oggi ospita il teatro all'italiana più famoso al mondo, il Teatro alla Scala, e io sono di Bergamo ma vivo a Milano. E questa riflessione mi colpisce perché tu vai al Teatro alla Scala, esci e di fronte hai l'Odeon, che è un multisala che un tempo era il più bel politeama della città e che è stato diviso in tante salette. E lì puoi godere del fatto che ti tieni il biglietto, ti siedi e siamo tutti uguali, paghiamo tutti lo stesso biglietto e hai
e vivi un'esperienza di maggior democrazia rispetto a quelli. Poi magari esci, ti vai a bere una roba, poi dopo che sei andato a bere vai magari a fare quattro salti, e tu ti rendi conto come in realtà non solo non è cambiato niente da lì, cioè che Milano è rimasta, anzi ha aumentato la sua natura classista, essendo peraltro una città fondata sul lavoro, quindi i frequenti sono tendenzialmente i tuoi colleghi. Ma Milano non è più una città, è 10, 20, 100 città. Per cui ogni classe sociale si riconosce nei luoghi che frequenta. Cioè la Milano della finanza frequenta un certo tipo di locali, con indirizzi precisi. La Milano della cultura ne frequenta altri. La Milano degli industriali, altri ancora. Ormai a Milano non ti capita più questa esperienza, che ripeto è classista ma almeno trasversale. Cioè la Fenice di Venezia e il Teatro alla Scala sono due luoghi in cui se tu vai puoi vedere tutta la società con una rappresentanza sociale più o meno democratica. Se tu andavi alla Scala vedevi il re, il viceré, signore, i potenti. Se uno viene a Milano e vuole vedere Dolce Gabbana, ma se lo sogna, Dolce Gabbana sono nel privé di certi locali dove non li vedi proprio. Non solo non ci puoi parlare, ma proprio non li vedi. Questo processo di compartimentazione sociale che il teatro dell'opera cercava tenacemente di unificare in un unico luogo dove non solo tutti potessero essere presenti, ma potessero avere voce. Il popolo arriva, il quarto stato, tutto assimbato su nel loggione, arriva a interrompere lo spettacolo e dare lui spettacolo. Adesso i discendenti di quei proletari hanno i locali per loro dove si sfasciano i colli di bottiglia addosso l'uno con l'altro, stanno tra di loro. Così come l'alta società, che poi ormai parlare di alta società è genericissimo, è veramente old fashion, cioè c'è la finanza, c'è la cultura, c'è la politica. A Roma proprio, io per quel poco che frequento Roma, ci sono i bar, i ristoranti, i locali della RAI, dei giornalisti RAI, di Montecitorio. Ci sono i locali dei coatti, i locali della classe sociale degli insegnanti, no? Addirittura i teatri, a Milano è molto evidente, cioè il piccolo teatro è il teatro della media classe milanese. Poi invece ci sono i teatri degli studenti di destra, degli studenti di sinistra, dei piccolo borghesi che vanno a vedere la rivista, così. Allora, oggi a Milano l'unico luogo dove puoi pensare di vedere la società rappresentata nelle sue differenze è lo stadio. È San Siro. E infatti, come dire, ci sono gli anelli, solo che qui avevi le modanature di stucco e la foglia d'oro, là hai le gabbie. Quindi non ho una tesi, del resto il mio mestiere è quello di fare delle domande, quindi mi fa già un po' strano dare, non dico delle risposte, ma delle affermazioni che abbiano un capo una coda. Però capite bene che, a mio avviso, se il teatro d'opera è stato un brodo di cultura, è stato una cucina, un laboratorio di democrazia e di unità nazionale, è certo per le opere che vi venivano rappresentate, ma per questa meravigliosa complessità che la società delle città italiane di quel tempo sapeva restituire. E invece stiamo vivendo un pericoloso processo di semplificazione e di semplificazione delle relazioni in nome di una supposta democrazia e in realtà che ci sta portando a una ghettizzazione che poi, come vediamo nei casi per esempio di metropoli pur evolute come Parigi, la ghettizzazione genera malcontento, genera putrefazione sociale, crea rivolta, crea pregiudizio, crea scontro, crea violenza e morte. E quindi non so, questo è quello che il mio mondo ha da dire.
per esempio, su quello che dite. In generale, vabbè, sono sempre a fare promozione per lo Sferisterio, credo che l'opera lirica sia veramente una grande madre che su qualunque aspetto abbia molto da dire a noi oggi, non solo per compiangere il nostro passato, ma per disegnare il nostro futuro, perché la ricetta del Made in Italy nelle sue varie forme è il terzo brand al mondo, proprio perché è immortale, cioè sono ricette che funzioneranno sempre. Io vedere a New York gente disposta a pagare $40 per una pizza fa capire che la ricetta di quel prodotto del Made in Italy è forte, che ce l'ho, un po' di farina, dell'acqua, la mescola, della spiaggia, il pomerolo, il basilico, non sarebbe, che ci vuole. E quindi non so come questo si inserisca, perché appunto non siete arrivati con me, voi siete qua da un po', come si inserisce nel dibattito che state vivendo. Mi piacerebbe perciò condividerlo con voi, qui se ci sono domande, osservazioni, volentieri. Sì, io intanto ti stimolo su alcune cose. Innanzitutto, date le €40 a New York per la pizza, sarebbe da chiedersi perché in Italia molti non pagano nemmeno €5 per il biglietto, oppure per un museo, o perché chi lavora dentro i musei prende €5 per un'ora di lavoro. Quindi sarebbe da chiedersi questo Made in Italy, questo brand, quanto è tutelato e quanto è valorizzato in Italia, che è uno dei temi su cui noi ogni tanto lavoriamo già l'anno scorso. A me interessa molto il fatto che tu abbia aperto all'interno di questo discorso che noi stiamo facendo lo sguardo raffinato sugli spazi, quindi uguaglianza e disuguaglianza, il fatto che uguaglianza e disuguaglianza si manifesta anche nell'organizzazione spaziale delle architetture e quindi anche delle città, e in questo sei pienamente all'interno del nostro discorso sul fatto che questi insieme di lezioni sono volte a rendere l'occhio più acuto nel vedere l'uguaglianza e le disuguaglianze, per cui sicuramente hai dato uno strumento in più. Quindi ti chiederei se oltre allo spazio articolato, insomma, del teatro, ti accorgi tu che hai un occhio più abituato a questo tipo di differenze degli spazi di altre cose. Adesso ci hai fatto per esempio di Milano, no? Dei quartieri, dei locali, se ci sono altri spazi che pensi ad esempio non siano che non raccontino queste differenze o magari situazioni di uguaglianza. Un'altra cosa che mi premeva, insomma, su cui mi a riflettere, è il fatto che è posto il problema politico dell'uso di questi spazi. Quindi ad esempio, come nell'antichità greca l'accesso al teatro era obbligatorio anche alle classi popolari, no? Quindi la classe politica e egemonica, diciamo così, obbligava ad essere dire un racconto pubblico, la costruzione del luogo pubblico. Poi invece questo piano piano l'abbiamo perso, perché evidentemente sono diventati altri canali in cui si costruisce l'immaginario collettivo, il luogo pubblico, e forse allora ad esempio la rete può essere un luogo di costruzione dei luoghi pubblici, delle narrazioni pubbliche. L'ultima riflessione che mazza, dici niente, ma tu scegli quello che trattato. Ok. Mentre qua ci hai parlato del problema dell'opera, di come portare le classi popolari, no? E quindi anche uno dei tuoi problemi, che è quello di rendere fruibile a chi non ha una cultura dell'opera, l'opera. All'interno di questo ragionamento, come si inserisce una cultura migrante rispetto all'accesso alla nostra opera? Quindi ragazzi che vengono da famiglie che non sono di origine italiana, come si confrontano e come possono essere mediati a un'opera che da una parte c'è una proiezione artistica e estetica, ma dall'altra c'è anche dei contenuti che sono politici e storici. Sì. No? Quindi a noi capita quando trattiamo il tema, non so, dell'unità d'Italia o della resistenza addirittura, dove il gioco della multietnicità lo possiamo invece toccare moltissimo, specialmente nelle Marche, nella provincia di Macerata, che a volte i ragazzi che vengono da famiglie di altri paesi si chiudono come per dire è qualcosa che non mi riguarda. Noi facciamo un lavoro enorme per poter trovare delle strade per portarli dentro, insomma. Mi chiedo questo tipo di riflessione come viene fatta da te. Allora, il primo sono tre temi abnormi. Allora, il primo mi piace toccarlo perché completa anche solo per categorie la riflessione, no? Cioè, in qualche modo il
la riflessione che mi sta a cuore, che ho condiviso con voi, è la fenomenologia della differenza nello spazio. E questa è una dimensione di antica data, cioè il buon governo si traduce nel come fai vivere, in che luoghi fai vivere i tuoi cittadini. Quindi, per esempio, appena uscita la classifica, no, delle città al mondo in cui si vive meglio, Milano, che è la migliore in Italia, è scivolata al 52esimo posto. Beh, basta fare un giro nelle scuole, no? Il disagio in cui si vive, a partire dal fatto che oggi i 200 studenti di Matelica, nella grande parte, mettevano piede nel loro teatro progettato da Pier Marini. Cioè, il teatro di Matelica si chiama Pier Marini perché il disegno originario, in buona parte interpolato, è dell'architetto della Scala. Cioè, questa roba è veramente un unicum al mondo. Allora, l'altra categoria è il tempo. Cioè, il fatto che viviamo male è legato al fatto che siamo in crisi, è legato al fatto che la maggior parte di noi vive malissimo il tempo. Cioè, abbiamo tutti quanti, non c'è persona che conosca, da mia nipote a sovrintendente alla Scala, che non viva il tempo malissimo. Cioè, viviamo tutti in una sovrapposizione di appuntamenti, abbiamo una tale incombenza di cose da fare, che tra l'altro in questo è democratico, cioè uno può essere disoccupato e proprio per quello si arrabatta per sopravvivere, oppure se hai la fortuna di lavorare, lavori per 10 persone, perché non ci sono soldi, quindi personale poco, tagli, e va bene. Io una ricaduta gravissima rispetto a quello che dicevi è per esempio nella lettura, cioè, e questo si ricollega anche, per non fare mille risposte, al tema del web, no? Cioè, io ricevo mediamente 200-300 mail al giorno e ormai mi sono abituato a una lettura veloce che in un caso su quattro è sbagliata. Cioè, a volte leggo una mail e credo di aver capito l'appuntamento è domani e invece è l'appuntamento di domani è cancellato, cioè è proprio il contrario. E questo approccio rispetto a una letteratura che è quella, come dire, personale, intima, immaginatevi come è sull'informazione, cioè come il calo di vendite della carta stampata, il fatto che ormai l'informazione è apparentemente democratica e quindi ormai sono superati, siamo al 3.0 rispetto ai leggo, ai vari, come si chiamano, quei giornali a distribuzione, siamo evoluti rispetto alla Free Press. Anche le grandi testate hanno un sito che ti permette di sapere il necessario. Però vi rendete conto di come nel contempo la complessità delle relazioni internazionali è tale per cui conviviamo con etnie diverse, conviviamo con religioni diverse, cioè succedono fatti che sembrano riguardare luoghi che non abbiamo neanche mai sentito nominare e che poi toccano con mano, nel bene e nel male, il nostro vicino di casa. E quindi quanto rispetto a quel passato lì, dove però, vedete, l'informazione era capillare. Certo, c'era anche lo scenario era più limitato, senza dubbio. Però si è sentito, quell'ogionista ha fatto il telegiornale. La Marmora ha mobilitato, viva la Marmora! Cioè, ha dato una notizia in diretta per cui il pubblico reagisce di conseguenza. C'è un tantan mediatico che allora era live, ma proprio perché l'esperienza era interattiva, la sala è accesa. Non è come al cinema o in televisione, dove noi possiamo esistere, morire e lì il flusso di informazioni procede. E invece qua il pubblico può intervenire e in questo la rete è molto interessante. Certo, io sono allibito dall'incremento di violenza, dalla facilità di torpiloquio con cui si mette alla berlina la qualunque persona in nome di sovente informazioni pure sbagliate o comunque lacunose. C'è un po' come quando si è in macchina, no? Cioè, che tu magari uno ti taglia la strada e la mediazione del mezzo
cioè i mezzi di comunicazione o di trasporto creano una distanza che tende a disumanizzare, questo a me spaventa, cioè comunque dentro quella scatola di latta c'è una persona, cioè oltre quell'icona c'è un individuo, e così come io a te imbecille non te lo do così facilmente, mediamente, cioè l'incremento di disinibizione legato alla mediazione linguistica mi spaventa molto. Rispetto invece alla questione delle culture, io infatti sono sono felice di vivere in questo mondo apparentemente reazionario che è l'opera oggi, perché in questo momento di necessaria mediazione culturale rispetto a mondi altri, il cui arrivo peraltro è una risorsa, cioè gli Stati Uniti sono una nazione di extracomunitari, la loro forza è data proprio da quella diversità lì. A me, che potrei essere più ultraconservatore, perché infatti i discorsi che faccio spesso possono essere spacciati per nazionalistici, ma io amo il mio paese perché i confini sono legati a una lingua che ha soggiogato il mondo, senza bisogno di marcare con dogane, dazi e frontiere. L'Italia è una realtà legata a un saper vivere che è fondato su piccole comunità, perché anche Milano, cioè, è una cittadina, cioè, ma non solo perché fino a 50 anni fa lo era veramente, ma perché comunque il tessuto sociale italiano è provinciale, paesano, ed è questa la nostra risorsa. Se Milano ci inotta New York, siamo rovinati. E quindi la grande bellezza, la dolce vita, il saper vivere, la bella Italia sono un modello sociale che ancora oggi piace molto, e io di questo sono consapevole, ma non è che allora dobbiamo girare con la carrozza e i cavalli, cioè il mondo cambia, e anzi siamo evidentemente in una fase di manierismo per cui siamo attaccati a un passato che dopo un po' non è che ha più molto da dire, abbiamo bisogno di nuove linfedità. Io sono fiero, sono felice di lavorare in un mondo che è il teatro dell'opera, cioè una forma di rappresentazione epica che si avvale di canto, perché è la forma più antropologicamente diffusa in tutto il mondo, cioè tutte le forme di teatro tradizionale, dall'opera di Pechino al Katakali al Candomblé di brasiliano, sono forme di rappresentazione epica, cioè dove chi fa un'azione non pensa proprio di essere creduto realisticamente, cioè il narratore brasileiro nei suoi rituali voodoo dice allora il serpente si mise a rincorrere la fanciulla e tutti vedono il serpente, anche se è evidente che questa mano assomiglia molto alla lontana a un serpente, ci devi mettere l'immaginazione tu, e lo fa con il canto. Ecco, l'opera lirica in questo è sorella di tutte le grandi forme di comunicazione dal vivo tradizionali del mondo, dove è evidente che ci sono delle differenze, cioè non è che allora è tutto uguale, però c'è un patrimonio comune su cui si può costruire un dialogo. Certo, ci vuole curiosità e consapevolezza, perché non c'è niente di più vicino all'arroccamento di posizioni razziste quanto l'ignoranza rispetto alle proprie origini. Tu non sai chi sei, non conosci le tue origini, non sai veramente la fenomenologia, la genealogia della tua tradizione, non lo sai, e quindi nel timore che i movimenti che accadono intorno a te ti perdano, odi, allontani ciò che è diverso da te proprio per nascondere l'ignoranza che hai di te. E di conseguenza è evidente, non so se è fuori tema, però il rigurgito di intolleranze nei confronti delle cosiddette minoranze, le donne, cioè l'anno scorso abbiamo dedicato un festival alla donna, perché purtroppo nelle opere liriche, come nella vita di oggi, le donne sembrano protagoniste più di massacri che di azioni di libertà, cioè il femminicidio ormai è, cioè, 2-3 volte al giorno tu leggi casi di abuso, sopruso, omicidio nei confronti di donne. I Rom, cioè, sui Rom è ormai in atto una campagna di
di razzismo puro proprio, che è legato a una completa ignoranza nei confronti di quel mondo, della sua difficoltà, della anacronismo, della difficile diacronia tra una società nomade e legata a una cultura agricola come era la nostra fino a 50 anni fa e a una società invece globalizzata, iperindustrializzata quale è la nostra. È chiaro che c'è una difficoltà, non è che colpa loro. E poi via discorrendo, neri, ebrei, omosessuali, cioè in questo, nella nostra società, proprio per questa cattiva gestione, credo, dello spazio e del tempo, sta regredendo a forme di pregiudizio di classe, di massa, veramente preoccupanti. Io sì, dovrei un po' andare, però mi dispiace, cioè, ciao. No, cioè, non so se c'è 2 minuti, se c'è. Ma anche voi forse dovete anche l'ora d'arte, no? Ma ci piace questo. Domande? Curiosità? Volevo chiedere, noi siamo il terzo brand del mondo, ma quanto è dovuto questo alla legittimazione di una cultura dominante che ci ha restituito? Voglio dire, la dolce vita di Fellini non sarebbe stata forse, la dolce vita se non fosse stata legittimata dal sistema, dello stesso sistema americano che c'era restituito in Europa? Non credo, personalmente, perché effettivamente proprio la società italiana dal Rinascimento, dall'età dei Pulmini in poi a oggi, diciamo fino al boom economico, cioè nella discontinuità tu leggi una continuità di processi di relazione che guardate intorno, cioè Treia, cioè guardate questi centri qua, che infatti fino agli anni 70-80 erano, penso a Tolentino, no? Tolentino era il comune più, con il reddito pro capite tra i più alti in Europa, proprio perché c'era un equilibrio tra fenomeni culturali e produttivi coerenti tra di loro. Cioè il modo in cui noi viviamo, cioè l'alimentazione, le relazioni, tutti ci si conosce, siamo piccoli centri, il gusto legato a un'estetica che si è formata nel Rinascimento e che da allora ha fatto scuola. Cioè guarda lì, cioè, ancora nell'Ottocento eravamo debitori a forme d'arte antiche, fino persino alle avanguardie, penso al futurismo, che pur nella loro volontà di rottura erano in assoluta continuità quel buon gusto con, cioè se tu prendi una qualsiasi manifesto, una qualsiasi poesia futurista, tu puoi riconoscerci la sezione aurea, cioè c'è un equilibrio che è probabilmente neanche voluto, c'è proprio un occhio nostro, infatti anche lì gli stranieri che vengono in Italia, cioè potremmo guardare ognuno di noi, c'è una strategia dei colori nell'abbigliamento, per quanto siamo super casual, per cui poi vai a Parigi o a New York e tutti trasandatissimi, cioè a New York spunta un raggio di sole, sono tutti quelli infradito, invece c'è un'attenzione anche in maniera anche esagerata, non c'è un giudizio di merito, però la nostra è una società complessa e organica nello stesso tempo che dall'età dei comuni ha saputo produrre un sistema di valori interattivo di cui l'opera lirica, l'alimentazione, la moda e in generale il design sono proprio gli ultimi elementi di significato, cioè fino al 600 anche la filosofia e la politica da un po' di tempo in più e infatti cioè, gli anni 60 sono stati un grandioso rinascimento, proprio perché tu guardavi le trasmissioni di Mina e c'era un gusto che era debitore proprio dello spazialismo, della pittura metafisica. Adesso gli scenografi della Rai, con tutto il rispetto, no. E poi mi sembra, cioè è chiaro che poi l'entrata dell'Italia nella sfera occidentale, cioè americana, però, ha fatto un... Però voglio dire, questa immagine poi è stata cristallizzata dalla cultura dominante, che
poi ce l'ha restituito. Tant'è che mi chiedo se poi quello che viene trasmesso all'estero sia effettivamente l'immagine della società oppure sia l'immagine dello stereotipo della società. Beh, cioè, voglio dire, sì, voglio dire, gli stessi, in epoca successiva, gli stessi cartoni animati giapponesi sono stati prima legittimati dal sistema cinematografico americano e poi trasportati in Europa e passati da noi. Il successo è stato, il giro del successo non è stato diretto, è stato prima, ripeto, legittimato da una cultura dominante che era comunque dal sistema culturale e economico americano. Sì, senza dubbio, ma lei si riferisce quindi, cioè, al fatto che l'amplificazione di questo modello non è probabilmente legato a noi, ma legato ad altri. E alla legittimazione stessa. Se non ci fosse stato il sistema, se non ci fosse stata l'adozione del sistema cinematografico americano, l'adozione di Fellini, della Dolce Vita, come è stata interpretata la Dolce Vita, di Vacanze Romane, eccetera, non sarebbe successo, cioè, voglio dire, è luce riflessa oppure luce nostra. È proprio vero quello che diceva Brodeur, che quando l'Italia si spense tutta l'Europa ne fu illuminata. Non so dare una risposta organica. Da un lato quello che dice mi fa venire in mente che il 60% dei prodotti made in Italy, negli Stati Uniti e in Cina non sono fatti in Italia. Quindi comunque c'è un'operazione di appropriazione indebita che forse dà ragione al suo dubbio, cioè ma quanto di quello che noi rappresentiamo di noi stessi al mondo è nostro? Beh, molto no. Lei faceva l'esempio dei cartoni animati giapponesi, che tra l'altro sono una rappresentazione ovviamente stereotipata bidimensionale, però caspita, io adesso sto rifacendo per uscita la collezione di Mimì, ragazze da pallavolo. Io ho lavorato un paio d'anni, ho fatto un paio di produzioni in Giappone e vabbè, dal sushi, ma no, mi affascina molto. Poi c'è, grazie allo Sferisterio, ho conosciuto un re canadese che vive a Tokyo ed è stato, è il presidente di Armani Tokyo e quindi ha sposato una giapponese, cioè ormai è come di Madu. E quindi insomma mi sono confrontato molto con lui e sono tornato a vedere quei cartoni animati e tu ci vedi che c'è tantissimo Giappone, quindi è chiaro che poi, come lei dice, i media amplificano e l'amplificazione rischia di essere l'enfasi del nulla, però a questi livelli mica tanto e oggettivamente ancora oggi il modello del ben vivere italiano è un modello reale, cioè ti invito a vivere un mese a Pechino e io ero un privilegiato di un albergo 5 stelle, ma si vive da cani, c'è ancora un ecosistema uomo natura che nonostante gli ecomostri qua ha ancora un suo equilibrio, quindi questo modello che esportiamo all'estero ha una sua verità, perché quando uno viene non è che ciao, vabbè, ma cioè, è tutto qui, cioè, quando uno va a Las Vegas a vedere la riproduzione di Venezia non vive esattamente la stessa cosa, ma forse la mia risposta è un po' superficiale, mi rendo conto che lei tocca temi molto delicati. La sensazione è che il modello italiano è ancora un modello vincente se non ce lo facciamo scippare e se lo possediamo, se lo conosciamo, quindi anche criticandolo, rimuovendone elementi spuri arrivati da chissà dove, oppure in verità, cioè l'Italia di domani è tutta da costruire, proprio perché è giro di 20 anni, etnie, storie si mescoleranno. Grazie. A voi. Grazie tanto. Buon lavoro.